Zeppelin è un nome che evoca già molto perché è il nome che fa riferimento alla grande avventura che i dirigibili hanno avuto nei primi 30 anni, 35 anni del Novecento. È il nome dell'inventore tedesco che ha dato origine a partire dal 1900 nel lago di Costanza a un'esperienza straordinaria, quella del volo nel mezzo più leggero dell'aria. Gli Zeppelin sono dei dirigibili, anzi un tipo di dirigibile rigido, che viene costruito nei primi del Novecento in Germania. Ma non solo la Germania costruisce dirigibili, anche la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti ed anche l'Italia. Venivano utilizzati sia a fini turistici, in quanto venivano, i turisti, i passeggeri venivano accolti in un ambiente, in un locale sotto il pallone. E si poteva raggiungere ad esempio, si poteva raggiungere gli Stati Uniti o il Brasile dall'Europa. Infatti, i dirigibili percorrevano rotte regolari che univano l'Europa alle Americhe. Inoltre, vennero usati anche a scopo bellico durante la Prima Guerra Mondiale come bombardieri e ricognitori. Soltanto alla fine degli anni 30 noi assistiamo a un tramonto dei dirigibili dopo il disastro avvenuto nel 1938 in New Jersey, dove un dirigibile tedesco prende fuoco nell'atterraggio e su 97 passeggeri ne muoiono 36. Nonostante questo incidente, nei 20 anni di operatività dei dirigibili si può constatare un record dal punto di vista della sicurezza. Infatti, il dirigibile è comunque un mezzo più sicuro dell'aereo. E anche oggi non si utilizzano più, ma è possibile salire su un dirigibile sul lago di Costanza. Ecco, ma perché parlare di dirigibili a mappe non è un riferimento storico che vogliamo fare in quanto tale, ma lo vogliamo prendere come esempio di un modo di operare di cui più volte ci siamo occupati nei nostri incontri. Quando siamo di fronte a un problema complesso, è importante poter ragionare per analogia e cercare di capire in un altro contesto quello che accade. Il dirigibile, lo Zeppelin, ci serve particolarmente perché è un esempio straordinario di una tecnologia che ha raggiunto risultati incredibili. Diceva Ilaria giustamente, negli anni 20, negli anni 30, il dirigibile è più sicuro dell'aereo. Un dirigibile come il Graf Zeppelin porta centinaia di passeggeri da un capo all'altro del mondo, viaggia per milioni di chilometri e nonostante abbia al suo interno l'idrogeno, un gas terribilmente in grado di bruciare, di esplodere, non ha un solo incidente, quindi nessun ferito, nessun morto in milioni e milioni di chilometri in un sistema di viaggi regolari che parte dal lago di Costanza e va a Tokyo, a New York, in Brasile, sul Polo. E questo dà un'idea a un certo punto di aver domato completamente la tecnica, di averla resa perfettamente sottoposta al nostro controllo. Ed è proprio qui il fascino e anche l'errore sublime che i dirigibili hanno avuto. Perché l'idea che a un certo punto si è avuta è che queste grandi navi dell'aria, perché il paragone non è assolutamente da farsi con l'aereo, gli spazi, le comodità presenti dentro un dirigibile sono paragonabili a quelli di una grande nave da crociera. Non è un caso che proprio il Graf Zeppelin avesse le stesse dimensioni del Titanic. Ora immaginate un Titanic in aria, un Titanic che vola, l'effetto incredibile che poteva fare nell'immaginario del tempo, poter domare, controllare il mondo della tecnica, il mondo dei viaggi, in un modo finora mai sperimentato prima. Non dimentichiamo che il dirigibile viaggia a una velocità che a noi oggi può sembrare molto bassa, sostanzialmente quella di un'automobile in autostrada, sui 130 km orari, quindi impiega alcuni giorni ad arrivare ad esempio a New York, ma lo fa in una condizione di confort, in una condizione di sicurezza per i passeggeri da essere assolutamente un modo di viaggiare
destinato unicamente alle elite. Certamente non dobbiamo mai dimenticare invece il, diciamo, il personale di bordo che viaggiava in tutt'altre condizioni. Sappiamo che i motoristi che stavano dentro queste gondole esterne avevano turni di appena 2 ore perché il rumore era fortissimo, perché si dovevano sopportare temperature di 50 gradi e poi, terminate 2 ore, salire su una scaletta direttamente all'esterno verso il cambio. Ecco, ma quello che vogliamo mettere in evidenza, e forse ci aiuta anche vedere alcune immagini da questo punto di vista, è il clima particolare che si viveva dentro un dirigibile, un clima, dicevo, di grande comodità e di grande, almeno apparente, sicurezza. Se oggi ci capita di andare in Svizzera, al confine in Germania, sul lago di Costanza, abbiamo diciamo, una serie di immagini che possono essere molto interessanti. Allora, ci portiamo adesso a vedere queste immagini, sono quelle di un museo che ha ricostruito quello che era il Graf Zeppelin, e lo vediamo subito appena riusciamo a aprire qui il nostro file. Ecco, quello che vediamo è uno dei primissimi modelli di dirigibile che ha costruito il conte Zeppelin sul lago di Costanza. Vediamo ancora una forma a sigaro che poi diventerà via via più affusolata, con la gondola che è il luogo dove vengono ospitati i passeggeri. Qui lo vediamo ad esempio a Londra, e foto di questo genere sono presenti in moltissimi ambienti. Quella che vediamo è la ricostruzione in grandezza naturale della sala di conversazione dello Zeppelin. Vediamo un ambiente, siamo negli anni 20, molto moderno, molto spazioso, che dava l'idea della assoluta modernità del mezzo. E qui vediamo il mondo con le linee che vedete, sono le linee aeree che partono dal lago di Costanza e da qui vanno in tutto il resto del mondo. Era un'immagine che certamente colpiva molto il, diciamo così, la mente di tutti quelli che la vedevano. Perché facciamo però questo riferimento? Per dire che questa grandissima tecnologia a un certo punto entra in un vicolo cieco. Diventa impossibile pensare di poter controllare gli enormi rischi legati all'idrogeno, legati ai venti che sicuramente colpiscono un oggetto volante delle dimensioni di un transatlantico come il Titanic, in maniera molto particolare. E questo allora ci fa capire una cosa importante: non dobbiamo pensare alla tecnologia, alla scienza come un qualcosa che viaggia su un binario per cui o si sta fermi, o si va indietro, o si va avanti. In realtà la tecnologia è il fatto di poter scegliere tra tante strade, alcune delle quali forse si dimostrano senza uscita, ed è allora non un minor uso di tecnologia, ma un maggior uso di tecnologia, rendersi conto che certe strade vanno semplicemente abbandonate. Allora questo ci può far capire come forse tra qualche anno gli storici vedranno il nostro uso, ad esempio, del nucleare, come il dirigibile per alcuni decenni ha funzionato tutto sommato e si è imposto come un qualcosa di inevitabile, di moderno. Forse gli storici del futuro, ma non di un futuro molto remoto, di qui a qualche anno, potranno analogamente dire che il nucleare è stato un qualcosa che ha funzionato forse per qualche anno, ha avuto un suo fascino, perché certamente la possibilità di ricavare energia da quello che purtroppo era stato utilizzato come mezzo di distruzione è certamente un passo in avanti rispetto alla guerra, ma è stata una strada senza uscita. I pericoli intrinsecamente connessi all'uso di una tecnologia così complessa, così obbligata a tener conto di tantissimi fattori, sono tali che a distanza di alcuni anni ci rendiamo conto che non sono più sostenibili, e forse non è un caso che nei paesi occidentali sia in questo momento in costruzione soltanto una centrale nucleare e che molti paesi stiano pensando a uscire da questa strada, che appunto è una strada senza uscita.
E allora forse avremo un altro modo di concepire anche l'energia, come abbiamo avuto un altro modo di concepire lo Zeppelin. Oggi tuttora è possibile viaggiare sullo Zeppelin, lo si può fare, basta andare al lago di Costanza e si può prendere come aeroporto questo dirigibile, che è un'esperienza molto bella di vedere il mondo da una prospettiva molto diversa da quella dell'aereo, perché siamo più vicini, perché si va più lenti, perché si può aprire il finestrino e sporgersi fuori con la testa e vedere. E capire appunto che allora è un modo diverso di poter, ecco, qui vediamo alcune immagini attuali, di dirigibili attuali che diciamo vengono utilizzati sul lago di Costanza per poter partecipare, per poter visualizzare questi nostri viaggi. Ecco, qui possiamo vedere, siamo sul lago di Costanza, nell'immagine si vedono alcune barche, una nave, due barche e la silhouette, l'ombra del dirigibile che sta attraversando prima il lago, e qui invece siamo in una zona di coltivazione di viti e la sagoma dello Zeppelin è molto particolare, insomma, che si proietta. E possiamo infine terminare con diciamo, chi vi parla, che sta scendendo appunto da questo dirigibile, e quindi diciamo questa piccola esperienza di volo che è sicuramente molto interessante. Allora, mappe, spunti per comprendere dove siamo, e vi aspettiamo ai nostri prossimi appuntamenti. Vi ricordiamo che Mappe va in onda tutti i giovedì alle 19.30, prima del TG, alle 21.20 dopo TS di Notizie e alle 22.50. Le nostre puntate sono anche visibili su www.telesandomenico.it e il nostro indirizzo di posta elettronica è mappe@telesandomenico.it. Al prossimo incontro.